Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Mentre mi sgrassavo le palle nell'idromassaggio, oggi ho in mente una missione incredibile. Una missione che dobbiamo per forza fare, perché non possiamo fare altrimenti. Tanto è sempre mattina presto, adesso che sto registrando, quindi devo parlare piano. Avete ragione, rompo il cazzo, ma è proprio il mio rompervi il cazzo che mi fa amare dalle persone. Nell'episodio precedente abbiamo catturato alcuni animali, per esempio il super triceratopo, che non c'è bisogno manco che mi avvicino, ormai è un cazzo di punto di riferimento, è un faro. Poi abbiamo preso l'argentavis e io in vostra assenza ho migliorato un paio di robe. Intanto vi avevo detto che facevo la serra, la volevo fare con voi in registrazione, però cioè, da una parte è una cazzata, è semplicemente una struttura in vetro dove dentro ci sono le coltivazioni. E in questo modo le piante hanno l'efficienza del 300%, quindi cresceranno molto più velocemente e produrranno di più. Qua c'è il campo, cioè il compositore, come cazzo si chiama, insomma, dove mettiamo la paglia e la merda e stampiamo fertilizzante. Il porco, che l'abbiamo preso sempre nello scorso episodio, che è messo qui come sfruttamento animale, in modo da spammare merda. Come sapete, il porco gli dai le bacche bianche così e ti fa le piramidi di merda. Casa nostra più o meno è uguale, ho migliorato qualcosina al piano di sopra, vi faccio vedere. Ho messo semplicemente un tappeto qui, ho messo un tappeto qui e poi sopra ho migliorato un paio di robe mettendo le due sedie qua con l'ombrellone e le due sedie a sdraio con tanto di relax incredibile. Bene, una volta che scendiamo sotto, tra l'altro devo mettere la televisione, ce l'ho, ma devo craftare un mobile. Vabbè, non servono un caso, queste le faccio quando non ho niente da fare. Bene, allora, la mia tigre vive e vegeta, io in vostra assenza ho pre... è nato un parasauro. Ma basta con sti parasauri, ne ho 6 milioni, dammi le uova. Allora, intanto stiamo iniziando a produrre... ma si stanno trombando pure i mosco. Stiamo iniziando a produrre un paio di crocchette. Io infatti ne ho qualcuna qui, mi sono craftato altre due capsule. Mi devo mettere l'armatura in ferro, madonna. Come lesto siamo andati un po' in esplorazione. Come potete vedere, oddio, craftata quella superiore, perché giustamente... allora, l'unica cosa che non mi piace di sta roba, perché come potete vedere qui io posso creare le crocchette, il problema è che una volta che metto gli ingredienti si creano in automatico, e sta roba la odio, perché ti crea le cose in automatico e non c'è modo che io sappia di fermare sta roba, quindi le va a creare in automatico e sta cosa rompe il cazzo, perché infatti a me non servivano varie cose, ma qua le ha fatte. Vabbè, per adesso posiamo tutto, posiamo qua le uova, fin quando non mettiamo l'acqua è sicuro che crocchette non ne fa. Poi ho messo una libreria qui. Si prega al signor molesto di non abusare delle risorse contenute in questa stanza. Questo l'ho messo per precauzione. In esplorazione ho trovato un carno, livello 145. Siamo andati fino alla zona dove si trovano le viverne, dritto per di qui con molesto, per andare in una zona dove ci sono alberi bruciati, cosa che ci ha permesso di creare tantissima polvere da sparo. Polvere da sparo che infatti mi ha fatto creare vari proiettili. Uccidendo un paio di alfa mi sono procurato un'ascia blu e una balestra blu, quindi bene o male un po' più forti. Purtroppo non ho avuto culo riguardo a balestra e cose ascendenti, se non qualche sella qua e là presa. Poi ho provato a piantare la pianta seme Y, che in teoria crafta tipo ste robe qui, che non so come cazzo si usano. Pensavo fossero tipo delle bolle, non so come si usano. Poi al posto di Alfredo abbiamo trovato un altro di questo, che me lo sono preso, è stra OP, ha un mare di danno, cioè rispetto a quello che ho io, che è potenziato, e non gliel'ho ancora potenziato, per adesso sto puntando sul peso e sulla velocità, è già il livello 237. Sta roba comunque è velocissima, fa cagare esteticamente ma è velocissima. Ho costruito questo oggetto qui, che in teoria è sempre, fa parte sempre di una mod, ed è un po' come avere l'obelisco, quindi vai qui e poi caricare appunto nella struttura i... madonna, ecco, così è acceso, ecco, creature, dati arc. E infatti su dati arc avevo un mare di ferro e come creatura avevo un brontosauro che è lì in fondo. Però il livello fa schifo, il livello 58, fa cagare. Ho fatto il collegamento con l'acqua ovviamente per fare la serra, come vedete è molto pulito. L'acqua parte da qui, arriva fino a casa di molesto, poi sale per di qui, dietro la casa non si vede niente. Questo collegamento qui l'ho lasciato, potrei toglierlo ma fa parte della nostra storia. Questa struttura è nuova, vedete, ho fatto una piccola struttura così, che è per i parasauri, tipo un piccolo parcheggio.
decorato così, ma casa mia, ragazzi, cioè, è una regia, c'è di tutto, c'è di tutto qua. Il Carno comunque è troppo forte, mi ha aiutato un sacco durante l'esplorazione. Se andiamo da Molesto, vabbè, Molesto ovviamente fa il cazzo che vuole. Questo è un argenta visto suo, è il figlio che si è accoppiato con il nostro. Lui ha preso un lupo. E raga, questo dovevo farvelo vedere. Molesto ha una leonessa e un leone, che purtroppo non so perché non vogliono accoppiarsi ancora. Stiamo aspettando di farli accoppiare perché voglio un leone, ragazzi, ma ne vogliamo parlare. Guarda, mamma mia. E qua c'è il mio Alfredo che sta cercando di incavallarsi con Stronza, che è quello di Molesto. Questi qui sono alcuni animali che ho aiutato. Abbiamo preso uno smilodonte, Molesto si è preso un megalosauro. Mai visto e non so che cazzo fa. Però ovviamente gli animali di Molesto non c'entrano nulla con l'andamento del gioco nostro. Noi abbiamo la nostra partita, io cerco di fare le cose in registrazione, tranne per quanto riguarda due animali che ho preso in vostra assenza, ovvero finalmente l'anchilosauro e il dedicuro, che dovrebbero essere... Ecco, qua c'è il dedicuro, vabbè, da qualche parte c'è pure l'anchilosauro, adesso non mi ricordo dove cazzo è messo. Qua abbiamo le nostre tartarughine, abbiamo qua Donatello, Raffaello e Michelangelo. Bene, allora la missione di oggi è catturare quanti più animali mancanti possibile. Ovviamente noi partiamo con 3 capsule, questo ci dà un vantaggio notevole durante l'esplorazione. Io direi di farci, prima di andare, un altro po' di frecce narcotiche. In vostra assenza farmiamo un casino, perché come Molesto giochiamo, giochiamo tanto la sera. Da un episodio all'altro vedete cambiamenti incredibili, però d'ora in poi cercherò di fare un po' di roba insieme a voi. Allora, in questo episodio intanto ci concentreremo sul catturare alcuni animali mancanti. Non so se prendere le viverne, onestamente mi sembra ancora un po' troppo presto per le viverne, però possiamo provarci. Sicuramente possiamo prendere le uova. Poi per farle schiudere lo faremo in un'altra parte, perché in questa mappa non posso craftare l'incubatrice. E senza craftare l'incubatrice bisogna trovare, vedete, le condizioni adatte per fare schiudere una viverna. Una volta avevo trovato il modo, me ne andavo sul deserto, come vedete, a sud-est, e andavo lì in un orario fattibile, facevo 26 falò e le facevo schiudere. E mi sa che è così che ci toccherà fare, però per adesso possiamo andare a raccogliere intanto le uova di viverna, almeno se le togliamo dal cazzo, no? A noi serve una tigre femmina per fare la coppia delle nostre tigri, poi serve uno stegosauro maschio e un carno femmina. Se troviamo questi 3 animali facciamo già le coppie di tutti gli animali che abbiamo. Minchia, non mi sono portato dietro le crocchette. Vabbè. Quindi andiamo avanti per questa direzione. Dobbiamo andare fino alla zona bruciata. Ah, e mi è morto il gecko in un'avventura tragica che vorrei dirvi, ma... una storia triste comunque. Anzi, cambio di programma. Prima di passare dalle viverne dobbiamo andare in un punto incredibile. Mi serve andare lì. Devo vendicarmi. Andrò nel luogo di morte del mio gecko. Ci vediamo lì. Eccoci qua. Come vedete, queste zone sono ricche di castori. Ed è proprio in questo punto che sono morto io. Faremo una strage di questi castori perché mi stanno tutti sui coglioni. Ma prima di fare una strage, uno lo vorrei. Questo è il livello 50. Livello 50 anche quello. Potremmo freddarli malissimo. Non so se il piano riesce, ma ci proviamo. Guarda qua. E adesso che apriamo le cose dei castori, loro si incazzano malissimo con sta roba, no? E adesso inizieranno ad attaccarci in malo modo. Eccolo già uno. Mamma... oddio! Ecco perché. Ecco perché siamo un po' nella merda. E perché sono morto. Capite quanti castori ci sono? Adesso di tutti questi castori dobbiamo vedere quale è forte. Cercare di eliminare gli altri e prenderci quello forte. Sono tutti incazzati. Se qualche animale tra l'altro mi ha... una scimmia! Che livello è sta roba? 140! Sì, ma ci vogliono le bacche dietro e non ho manco tempo da perdere. Allora, vediamo se riesco a vedere. Cazzo di castoro. Ma non ce ne manco uno. Sono tutti sotto, sta intelligenza artificiale del cazzo. Dovrei cercare di vedere se tra di loro c'è un livello alto. Il problema è che devo essere proprio veloce. Quello blu è livello 20. 95 quello lì che sta scappando. Non è male. 130! È questo! È quello giusto! Madonna! Sei mio! Buggati soldato, buggati. Dai che abbiamo la balestra super potenziata, incredibile. Lo so che sto sanguinando, non me lo ricordare. No, non rompere i coglioni di lofosauro del cazzo. Ma veramente, no, è un parasauro, ok, che va tutto. Ma guarda come si mette davanti.
Oddio. Vabbè, però sappiamo che è quello verde. Dai, 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 dai. Sta scappando. Devo solo buttarlo a terra. Posso... posso farcela. No. Sì. No. Sì. Ok, ok. E a te. C'è un terzino. Che livello è sto terzino, giusto per... 140. Dovremmo cercare di prenderlo. Allora, raga, la missione è difficile, ma se ce la facciamo ci portiamo a casa belle cose. Belle cose, cambio di programma su tutto. Questo ha la priorità. Allora, intanto dobbiamo raccogliere le bacche. Così almeno si addomestica, anche perché uno di voi mi ha detto che il castoro non è utile solo a raccogliere legna, ma è anche strautile per quanto riguarda la raccolta di bacche. Io sta roba delle bacche onestamente non la sapevo, sapevo solo della legna. Perfetto, ho raccolto un po' di bacche. Mangiamo, che il nostro personaggio ha sempre fame. E adesso, mentre c'è un po' di pace, dovremmo riuscire. Vai, vai. Metti questo, metti questo, metti tutto. Provo ad attaccarle con lui. Mamma mia, il panico. Dai, ti prego. Dai, un minimo forte lo sei. Perfetto, ho fatto uno che era livello 15. E non dovrebbero essere livello... perfetto, 20. Non sono di livello alto perché li avevo controllati. Forse qualcun altro c'è perché non li ho visti tutti. E questo era 135, infatti. Più forte addirittura del nostro, che era 130. Ma vabbè, è un castore, un animale da risorsa. Non è che mi interessi più di tanto. Questo terzino potrebbe rappresentare un problema. Perfetto. Vabbè, sei fortissimo. Allora, intanto tu... aspetta, aspetta. Tu devi metterti in passivo, non ti muovere, perché c'è qua... è una questione di vita o di morte. Che due coglioni. Ci vorrà una vita, raga. Io proverei ad addomesticarmi anche lui. Ma poi dobbiamo raccogliere bacche nere come se non ci fosse un domani. Perché anche lui ha il torpore bassissimo. Ma dobbiamo trovare un buon punto però se vogliamo prendere il terzino, raga. Ma sono due. Ma veramente? Che livello è? Ma questo è 20. Vabbè, questo qui dovremmo cercare di eliminarlo. Oddio! Porca puttana. Raga, mi ha squagliato l'armatura. Si è aggiunto pure l'altro. Dai, noi... ok, ok. Abbiamo ucciso quello al 20. Questo è un bene. Ma ho le ossa rotte. Ho uno sputo di vita. Ma questo colpisce pure me, sta roba. Mamma mia, raga. Il terzino è pericolosissimo, eh. Il terzino è proprio pericoloso. Ma mi serve troppo questo qui. A livello alto. Sto sognando. Sto sognando. Sto sognando. Se si alza e viene sono morto. Sto sognando. Vai, 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 vai. Io avevo notato che c'era qua il quadra che non coseva. Adesso però devi uscire dall'acqua. Se mi cade in acqua è finita. Ma porca puttana. Se questo si rigira, è così, a caso, se la pensa, le girano i coglioni, sono morto. Ma mi sta attaccando. Io non ho parabole. Io non ho parabole. Ah, Dio mio. Prendo un volatile e raggiungo subito la zona. Mamma mia, che due coglioni. Prendo lui che è velocissimo. Ok, 16.000 anni dopo. Eccoci qua. Guarda che sicuramente si è svegliato il castoro. Sicuro. Sicuro che si è svegliato il castoro. No. No. Sta attaccando il mio animale. No. No, che cazzo fai? Vai via. Porca puttana, terzino di merda. Ma vola, madonna. Vola, vola. Ok, ok, ok. Raga, ma porca puttana, ma è pericolosissimo il terzino. Placati tu, fermati. C'è lui per tutto questo tempo attaccato il coso. Ma meno male che è resistentissima sta roba. Guarda qua, mi stava freddando tutto. Poi che sono tutti in passivo questi animali, giustamente io... il castoro è lì. Devo vedere solo che punto è il castoro. Cosa vuoi tu che mi servi magari al momento? È carne cotta pregiata. Ma che due coglioni. Vabbè raga, io senza infastidire il terzino, perché poi il castoro mi aiuterà a prendere le bacche. Quindi magari ci penso. Non venire qui, ti prego. Lo sapevo che ti incazzavi. Devo farlo bagare di nuovo come era prima. Faccio così e mi metto qua. Perfetto. Non sei bloccato. Ma porca puttana. Traumatico. Figlio di puttana. Ma è vero che le ho tirate quattro frecce. Ma giustamente è il torpore veloce, quindi devo starle subito dietro. Guarda, allora lui in questo momento scappa. Il problema è che scappa in una direzione d'acqua.
questo è il problema. Dovrei starli dietro così. Vedi, lui già cambia. Si è addormentato. Che mira di merda. Ce ne vuole a mancare un ter... Sei caduto? No. Preso. Vai, 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 vai. E dai, però deciditi. Scegli una direzione. Oddio, che mira di merda. L'ansia. Che quando viene così non so mai se vuole colpirmi o no. E dai, ormai non penso. Prenda per il culo, no? Mamma mia, il terzino è pericolosissimo comunque, raga, eh. Ma che no. Ma non mi colpire mai nella vita. Oh, bravo. Oh, devi stare. Sbagliati così, la vita è tranquilla. E niente. Cadrà prima o poi. Preso l'albero, sono un genio. 7 ore dopo. Siamo ancora qui a tirare frecce. Oh, Odo. Vieni, prendi le bacche. Ok, adesso gli diamo le bacche nere. Assicuriamoci che il torpore resta così. Io se trovassi un po' di carne cotta pregiata, potrei prendermi quel mosco, perché comunque mi aiuterebbe qua a raccogliere bacche. Lo lascerei pure qua in zona, perché cioè, me ne sto fottendo di prenderlo. Vabbè raga, mali estremi li diamo i narcotici. Diamo i narcotici. Ah, ma non glielo date le bacche. Prenditi un paio di narcotici, dammeli. No, il cugino e il cognato non erano calcolati. Non puoi cacare mentre ti attaccano. Perché me le vado a cercare, guarda. Ma non si può fare, raga, non si può fare. Dobbiamo trovare una soluzione. Ok, intanto ho ricaricato la pistola che mi serviva. Ah, Dio, ma poi quest'arma qua. Una merda. Ma porca puttana. Madonna. In teoria, sti uccelli qua fanno più danno se vado tipo così. Vedete, 178. Mamma mia, raga. Mamma mia, i traumi. È una ciolla comunque questa pistola, bisogna ammetterlo. Mamma mia, devo farmi i colpi del fucile a pompa ascendente. E risolviamo i problemi. Vabbè raga, io continuo a raccogliere bacche e a portare avanti l'addomesticamento. Ok ragazzuoli, finalmente ce l'abbiamo. Abbiamo il nostro castoro e abbiamo il nostro terzino. Dopo 1000 ore che sono qui a raccogliere bacche nere. A poco comunque ce la faceva. Poi con il respawn di risorse siamo pure a cavallo. Finalmente, eccolo qua. Terzino livello 209. E il nostro castoro livello 186. Li mettiamo sulla capsula. Perfetto. Non so perché per sbaglio l'ho rilanciato a terra il castoro. Ma ce lo stiamo riprendendo. Perfetto, possiamo ritornare a casa. Prima di andarcene però devo controllare questo qui. Che non so se l'ho controllato. Che ha 500 di legno. Vabbè, anche no. Oddio, ci sono i castori incazzati. Mamma mia, ma spawnano in continuazione. Siamo quasi a casa. Mi vunciaia minchia. Non vedo l'ora di arrivare a maglie travagliare. Forza! Eccoci qua, vedo già le strutture. Parcheggiamo i nostri fantastici uccelli. Sono placati. Ma porca madonna. Ma dove minchia sta... Ma veramente. Ma dove cazzo sta andando? Non mi ascolta. Porca puttana, ma seguimi. Io non ho parole, fermati. Mi madonna. Che cazzo. Mettiti qua. Poi non pesa un... Non trasporta un cazzo sta roba. Basta che hai un chilo di... Non so, basta che sei bagnato. Già, no, già per lui è troppo. Ok, dammi tutto quello che hai tu. Ti butto sempre il peso. A te deve arrivare almeno a 1000 questo qui. Posiamo tutte le risorse. Le sistemiamo al loro posto. E poi vediamo. Facciamo il punto della situazione. Abbiamo tutta l'armatura spasciata tra l'altro. Madonna, che due coglioni. Ok, allora in teoria siamo svuotati. Questa è tutta roba che ho buttato. Devo buttare pure i due picconi. Ci rimangono 7 frecce normali e 17 narcotiche. La balestra blu onestamente me l'aspettavo meglio. Ma pure la pistola soprattutto. È uno spreco di polvere da sparo di ferro farsi questa pistola. Non fa un cazzo. Ci sprechi tipo un caricatore per fare un castoro, dai. Mettiamo i nostri animali. Quindi abbiamo preso un castoro che ci tornerà sicuramente utile per quanto riguarda la raccolta di bacche. Ma quanto sei carino e coccoloso. Una femmina a livello 186. Ripotenziamo il peso. E questo lo rende un animale acquatico. Ha le zampe da papera. Bene. Vediamo quante bacche raccoglie. 55 bacche nere. In effetti. Vabbè. Sni.
È relativamente un animale che raccoglie bacche. Cioè raccoglie le stesse bacche che raccolgono tutti. No, vabbè, non... è un animale da legno, raga. Io lo considero da legno. Lo considero un animale da legno, raga, perché comunque raccoglie le bacche, sì, ma un po' tutti gli animali. Se proprio dovessimo scegliere un animale veramente ottimo a raccogliere bacche, secondo me è il bronto. Come potete vedere, il bronto basta piazzarlo in una zona dove c'è vegetazione, date una codata a destra, una codata a sinistra e avete 835 bacche nere. Il bronte OP, vero, raccoglie un'area più ampia, quindi magari tutto sommato il castoro raccoglie di più. Però il bronto raccoglie questo in meno tempo, perché basta piazzarlo in un buon punto. Ovviamente se metto il bronto qui non mi conviene. C'è da dire che il castoro è un ottimo raccoglitore di legna. Infatti vi faccio vedere, facciamo un piccolo test pratico. E noi prendiamo un albero, come vedete 600 di legno. Mamma mia, nuota pure da Dio. Il castoro purtroppo non ha la... non è compreso tra gli animali da mettere su quel robo lì, sulla cassa. Questo significa che purtroppo non posso farlo svuotare e devo pensarci io manualmente a svuotarlo. Questo significa che non sarà il castoro, diciamo, l'animale che andremo a usare per quanto riguarda la raccolta di risorse. Quanto metto qua a fare dei narcotici con tutte queste bacche nere? E qua, mamma mia, livello 209, questo è proprio tosto, raga, eh. Diamogli la sella, mamma mia. Secondo me il terzinosauro è uno degli animali più utili per raccogliere tutto. Tutto. Il terzino è OP. Intanto in questa cassa, come potete vedere, posso impostare il terzino. Dica che il terzino, vi faccio vedere, faccio 7-3, no, tanto il range lo facciamo più alto possibile, poi mettiamo show range, perfetto. Così vediamo il raggio d'azione. Bene, come potete vedere in questo raggio d'azione tutte le cose, risorse che io prendo col terzino verranno depositate in questa cassa blu. Il terzino raccoglie sia fibra, con click destro, con C dà le beccate così e raccoglie bacche, come potete vedere. Non è tanto diverso dal castoro come qualsiasi altro animale che raccoglie bacche. Vedete? Mentre invece con il tasto sinistro raccogliamo la legna. 575, quindi è praticamente meglio del castoro. Soprattutto sfruttando anche questa mod. Se facciamo invece click destro raccogliamo la paglia. Non tantissima, però la raccogliamo. Quindi il terzino raccoglie bacche, fibra, paglia e legna. Ovviamente un animale simile potrebbe essere la mantide. Ma non penso che la mantide raccolga le bacche però, e la fibra. A meno che sì, vabbè, se ci puoi equipaggiare il falcetto, quindi presumo che col falcetto ti vada a raccogliere la fibra, quindi la mantide è pure un animale utile per quanto riguarda la costruzione. Peccato soltanto che il terzino non raccolga la pietra, ma sarebbe stato troppo OP se l'avesse fatto, onestamente. Allora, diciamo che la missione di oggi è compiuta. Abbiamo preso due animali che non sono male, che non sono male. Abbiamo fatto una strage di castori. Questo fa onore al gecko che è morto in battaglia, poverino. E adesso, prima di salutarci, dobbiamo creare una piccola casetta lì sul molo, perché molto presto andiamo a fare delle esplorazioni marine. Ci serve una casa per posare le selle marine, fare due robe lì, insomma avere una casa che sia pronto uso lì senza il bisogno, insomma, di dover andare qua in fondo a fare due robe. Quindi ci servono delle cose, faremo una casa non grandissima, ma la faremo. Allora, intanto ci servono 9 fondamenta. Infatti io la cosa che vi consiglio su Ark prima di fare una roba è sempre quella di procuratevi prima un animale da farming, prima di rompervi il culo a fare una costruzione decente. Io inizio infatti sempre, come vedete, anche questa nostra partita, questa nostra serie, l'abbiamo iniziata con una piccola baracca qua. Poi in vostra assenza mi sono preso il parasauro che ti permetteva di raccogliere due cose, quello che ti raccoglie bene o male la fibra, poi ho preso lo stego. In vostra assenza io ho fatto la super casa, ma grazie allo stego che raccoglie un bel po' di legna. Pazienza, è lento il culo, però raccoglie molta più legna di quanto ne potessi raccogliere io. Poi in questa zona c'è da dire anche il vantaggio di avere lo spawn delle casse sia lì che lì, e quindi già hai accesso a roba in ferro e non vai a, diciamo, a tagliare gli alberi con l'ascia quella lì fatta di merda e di paglia. E allora, quindi abbiamo 9 fondamenta, i pilastri, dopodiché servono le mura. Ok, dovremmo avere tutte le risorse, ragazzuoli, per costruire una bella casetta. Come potete vedere mi sono attrezzato per bene. Bene, andiamo qua nel molo, facciamo la nostra casupola incredibile. E qua, raga, ovviamente, perdonatemi, ma fammi vedere qui. Ecco, è sopra la roba. Ecco, molto più guardabile. Eccoci qua. È proprio qui che voglio piazzare la mia casa.
Allora, faremo una fondamenta di così. Perfetto, questo è quello che pensavo. E quindi qua possiamo iniziare a fare la nostra casa. Il problema è che io vorrei fare un ponticino prima di arrivare a casa, proprio per una roba estetica. Niente. Ma porca puttana. Vabbè, mentre torno lì a fare quello che mi... Mamma mia, guarda che cazzo di villaggio ho visto da qui. Se tu entri, vedi dei colori, delle luci, dice cose assurde. Ovviamente è un po' rotta il fatto che le lampadine funzionino senza generatore. Di norma in Ark devi fare il generatore elettrico e devi anche mantenertelo con il gasolio. Per carità, è una minchiata mantenersi il generatore, eh? Soprattutto qua, avendo il ferro, non sarebbe un problema farlo. Però sta roba è più estetica, raga. Non si vedono quei cazzo di fili brutti, quelli di Ark, insomma. È sicuramente più estetico. Per me non è un problema fare il generatore, anzi lo dovrò fare comunque più avanti, perché ci sono queste lampadine, per esempio, della mod che non funzionano e devo provare se funziona con il generatore. Quindi probabilmente devo farlo comunque, il passaggio di fili. Però vediamo, questi sempre trombano, questi parasauri. Uno lo devo freddare, raga, perché sennò ne ho troppi. Anzi, poi li faccio smettere di trombare. Guarda che bello, raga, il molo. Questo poi lo riempirò di luci. Lo riempirò, verrà una figata. Ok, adesso possiamo mettere la nostra casetta. Ok, qua avevo in mente di mettere due finestre, motivo per cui ne ho fatte due. Sto scherzando, me ne sono già pentito. Facciamo un'altra roba. Facciamo muro, muro, finestra, muro, 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 finestra, muro. Perché poi qua ci verrà la porta. Devo solo vedere, ma non si vede un cazzo. Aspetta, quanto vado a dormire? Ok, è giorno. Perché mi serviva per fa... Ecco, vedete che già c'è l'errore. Perché purtroppo queste porte a volte rompono i coglioni e si mettono dall'altro lato. Noi dobbiamo metterle perfette. Mettiamo la porta. Ovviamente qua dovremmo mettere il nostro tetto, quindi faremo così. Ovviamente una piccola casetta, non è che stiamo facendo roba fantascientifica. Detto questo, qua dovremmo mettere questi tetti così. Poi qua possiamo fare così. E qua iniziamo a mettere i nostri tetti. Come vedete, abbiamo fatto una casetta bella. Qua mettiamo la ringhiera. Ah, guarda con quanto stile. La casetta, vista mare. Vedete, questa casetta sarà per contenere giusto quelle quattro cose che ti servono via mare. Magari la muta, la canna da pesca, ste robe qui. Un grill solo per il pesce, fare proprio una roba fantastica. Ovviamente non serve, ma per un fattore estetico andremo a mettere delle colonne portanti per fare in modo che questa struttura non voli, ma che sia bene o male retta dai pilastri. Non serve fare sta roba, però raga, mamma mia, non si può guardare se vedi una roba così che vola. Invece già così, con i pilastri, è una roba sicuramente più carina. Ok, speriamo. 100 euro che non mi bastano i pilastri. Quanto vi giocate, raga? Me ne mancherà giusto qualcuno, giusto per farti fare il viaggio. Niente di particolare, ma... E invece no. E invece no. Perfetto. Qualora dovessimo cadere in acqua, due scalette così secondo me fanno comodo. Qua possiamo mettere le ringhiere. Si può sbagliare in continuazione con delle ringhiere. 16.000 errori in un ponte. Bene, adesso guarda quanto è figa già la nostra casa così. Poi ci rimangono queste robe qui che andremo a mettere per migliorare quella che è l'estetica della casa. Ah, qua ci vuole l'altro, quello del centro. È uno così. Ci vuole poi quello centrale che manca. Però non è male, manco così onestamente. Abbiamo una sola lampadina che se la piazziamo in questo punto e poi aumentiamo la sua luminosità, dovrebbe bastare ad illuminare tutta questa casetta. Alla fine è piccola. Ed ecco a voi la nostra casetta sul mare. Una casetta che ci tornerà poi utile quando faremo le esplorazioni marine. Poi, insomma, metterò dentro roba che non sto a fare qui adesso, però insomma la faremo. Io, dopo la cattura del castoro, la vendetta del nostro gecko, cattura bastarda di un terzino che ci ha dato del filo da torcere, e la costruzione del molo, cioè il miglioramento, comunque l'abbiamo, lo stiamo portando avanti questa costruzione, io direi che ci possiamo salutare. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove andremo a caccia di altre creature incredibili. Nel frattempo io guardo la mia tigre intensamente. Anzi no, vi saluto in un punto più tattico. Ah, alla prossima, verde mia.